Buongiorno a tutti, oggi è sabato, ci troviamo nel municipio 7, siamo con Aurelio Miranda e non stiamo facendo una passeggiatina qui a caso perché abbiamo voglia di jogging, ma guardate che succede oggi, qui nella via San Giusto. Non si trova più un rom neanche a pagarlo, l'aria è stata pulita dall'AMSA e voi direte, questo qui è merito del comune di Milano che si è accorto delle continue proteste nostre di tutti i cittadini, ma va, succede qualcos'altro. Adesso se ci seguite potrete vedere che cosa è successo oggi. Aurelio, quanto è bello vedere la zona pulita senza ma pericoli. Finalmente si vede tutta la strada pulita, non c'è degrado, non c'è rischio di macchine rotte, aperte, furti negli appartamenti, di cui la gente oramai si stava lamentando anche fin troppo e ha ragione, oltretutto. E oggi però è una giornata particolare, sembra che sia tutto pulito, tutto lindo, siamo come al centro di Milano, miracolosamente sembra di essere a due passi dalla casa del sindaco Sala, ma non è così ovviamente, noi siamo ben lontani. Oggi il municipio 7 è come il municipio 1, insomma. Beh, guardate, c'è un motivo per cui la situazione oggi è così. Adesso giriamo la telecamera, vi faremo una panoramica, vi facciamo vedere quello che succede. Ecco, scusa un secondo, guardate, neanche uno su tutta la via San Giusto, su tutto questo famoso posteggio, anche qui dove bivaccavano con sedie, tavoli, tende, biciclette rubate, guardate. Però non vi svelo ancora perché c'è questa situazione, vi voglio fare una sorpresa, non voglio farvi vedere le, diciamo, note, solite cose che accadono in questo momento, ma darvi una visione particolare appunto della situazione oggi qui al municipio 7. È veramente incredibile. Cioè, normalmente qui era difficile passeggiare, anche scendere dalla macchina senza avere queste persone, questi accattoni, anche molesti, che erano soliti dare fastidio alle persone che andavano all'ospedale o nelle loro case. Intanto ci stiamo avvicinando alla risoluzione del problema, eh? Esatto, esatto. Allora, tanto per partire, potete vedere una camionetta dei carabinieri. Quello che si dice è il presidio del territorio. Quando c'è il presidio del territorio, sicuramente tutto cambia. E poi cos'altro c'è? Adesso giriamo, vi facciamo la sorpresa, vediamo un po' di gente, tante bandiere patriottiche e nazionali che sventolano. Ecco qua. Questa è la soluzione del problema. I cittadini che sono tornati in piazza insieme ai politici per richiedersi di riappropriarsi del proprio territorio in sicurezza. Esatto. Ed eccolo qua, una manifestazione di popolo, bella, unita, colorata, per i principi della legalità e della sicurezza. Adesso ci sono tutti i discorsi. Vieni. Come potete vedere, per essere le 11 mezzogiorno di un sabato, insomma, non siamo veramente messi male. La partecipazione è abbastanza folta. Potete riconoscere l'onorevole Fidanza, Antonio Salinari del municipio 7, decorato, è presente Max Bastoni, sono presenti praticamente tutti i rappresentanti istituzionali e anche Casa Pound, come vedete le bandiere che sono in gran numero e si stanno presentando qui. Eccoci qua. Giriamoci un secondo. Bene, direi che con questa possiamo chiudere. Salutiamo tutti quanti, e ecco il De Chirico che era un po' che non lo vedevate insieme a noi, siamo tutti qui uniti per dire che il municipio 7 deve tornare come lo vediamo oggi, in legalità e sicurezza. Senza il bisogno che ci siano politici per strada, deve essere così, questa deve essere la normalità. Esatto, e questo dovrebbe essere anche in tutte le zone di Milano e anche in tutta Italia, aggiungo io. Un saluto a tutti, il Comitato Racket con Abusivismo, con Aurelio Miranda, alla prossima. Per quanto principio di giustizia sociale.